Buonasera a tutti dalla redazione virtuale di Quattro Ruote. Sono Francesca Galbiati e anche questa sera siamo qui per il giornaliero appuntamento con i Q-Talks. Questa sera torniamo a parlare di motorsport e lo facciamo alla grandissima, parlando di una delle manifestazioni sportive motoristiche, naturalmente, più belle di sempre, ovvero la 24 ore di Le Mans. E per farlo, chi meglio dei miei colleghi Emilio De Leidi e Lorenzo Facchinetti per parlarne. Buonasera ad entrambi. Ciao Francesca, grazie. Ciao Francesca, buonasera, buonasera a tutti. Questa sera poi abbiamo un ospite davvero particolare, io lo presento e poi vi lascio subito chiacchierare perché vorrei che questa diretta fosse veramente ricca e quindi dedicata soprattutto a lui, e lui di 24 ore di Le Mans ne sa veramente tanto, ovvero Dindo Capello. Buonasera Dindo. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora io vi lascio la vostra chiacchierata e ci rivediamo alla fine. Eccoci, grazie Francesca, ciao Dindo e ciao soprattutto a tutti quelli che ci stanno seguendo sul nostro canale Facebook. Due parole per presentare Dindo Capello, anche se non ci sarebbe veramente bisogno: astigiano, esperienze in Formula 3, ma poi soprattutto una lunghissima e vincente carriera con le ruote coperte. Turismo, superturismo, DTM, un inizio con l'Audi 80, come ci ricordavi poco fa, e poi molte gare endurance di altissimo livello, 3 vittorie alla 24 ore di Le Mans, nel 2003 con la Bentley, nel 2004 con l'Audi R8 e nel 2014, esatto, con la TDI, l'Audi TDI. Poi, no. Esatto, Dindo? No, l'ultima, no, scusami, purtroppo molti anni prima, 2008 è stata l'ultima. 2008, sì, con la R10 TDI. E poi l'ultima alemana invece 2012 con la e-tron. Ecco, e a questo però dobbiamo aggiungere 5 vittorie alla 12 ore di Sebring, che è una delle gare più prestigiose americane di durata, e 2 titoli nella American Le Mans Series. Dindo, però la nostra domanda, il nostro tema è: sei d'accordo sul fatto che la 24 ore di Le Mans è una, se non la gara più bella del mondo, per il suo fascino particolare? Sì, sicuramente sì. Io devo dire che la prima volta, il primo anno a cui ho partecipato a Le Mans, che è stato nel 98, e sono arrivato a Le Mans e veramente conoscevo la gara perché avevo, come tutti gli appassionati, come tutti i piloti, conoscevo la 24 ore di Le Mans, ma solo arrivando a Le Mans per la prima volta ho capito cosa significava correre ed essere a Le Mans per la 24 ore. Effettivamente è un avvenimento unico e forse in Italia aveva perso per un po' di anni un po' di popolarità, soprattutto quando magari Ferrari non partecipava più in maniera ufficiale oppure non lottava più per la vittoria assoluta nella categoria, diciamo, maggiore, e per cui in Italia a livello di immagine aveva perso un po', mentre a livello mondiale è sempre stata considerata probabilmente la gara endurance più importante e più affascinante del mondo. Ecco Dino, raccontiamo a chi non ha avuto la fortuna di essere presente. Noi come giornalisti, sia io che Lorenzo, abbiamo avuto questa opportunità diverse volte. La 24 ore di Le Mans in realtà è un evento che dura una settimana, perché si incomincia con la pesatura delle vetture in piazza, alla quale può partecipare, essere presente tutto il pubblico, poi c'è il venerdì la sfilata dei piloti sulle auto d'epoca per le vie cittadine, che in realtà è una specie di kermesse con majorette, bande, eccetera eccetera, quindi non è solamente una manifestazione che riguarda il pur bellissimo tracciato, che ricorda un tracciato oltretutto stradale, non è solamente la pista dove correre la MotoGP, ma è più lungo, è oltre 13 km e utilizza pezzi di strade normali. Raccontaci un po' di com'è la settimana di Le Mans. Sì, la settimana, poi tra l'altro se consideriamo anche le prequalifiche, che fino a qualche tempo fa si svolgevano esattamente un mese prima della gara, e diciamo la 24 ore di Le Mans davvero durava quasi un mese, come anche se noi come Audi e come tutte le squadre, diciamo, importanti che partecipano alla 24 ore di Le Mans, la 24 ore di Le Mans dura praticamente un anno, perché una volta che finisci la 24 ore riprendi dopo poco i test per quella successiva, quindi è una preparazione continua. Però come dicevi tu, si parte addirittura, lì è un po' una questione di
di sorteggi, però la prima verifica che si svolge in piazza è proprio la domenica, quindi una settimana esatta prima della, della gara, della fine della gara, e per cui tanti piloti, tanti team devono, stanno esattamente una settimana, e quella, diciamo, è molto bella come, come evento la, la verifica, perché come dicevi tu si svolge in piazza, e in centro città, per cui aperta al pubblico, e una marea di gente, però per noi piloti o per i meccanici è veramente, la settimana è veramente lunga, perché infatti noi speravamo sempre di avere le verifiche al lunedì, tanto da ritardare di un giorno l'arrivo a Le Mans, perché altrimenti effettivamente devi stare 7 giorni, dei quali 3 a fare poco, ecco, a fare poco o niente, però Audi trovava sempre il modo di farci lavorare, e anche se eravamo già preparatissimi, nei 2 giorni liberi, che erano poi il lunedì o il martedì, quando le verifiche erano la, la domenica, si facevano prove di cambio piloti, i meccanici facevano le prove di cambio di alcuni particolari, quelli diciamo un pochino più vulnerabili durante la 24 ore, quindi non, non si stava mai fermi, però effettivamente è una settimana molto lunga. E poi il venerdì, che è il giorno libero, perché poi la caratteristica di Le Mans è che le prove di qualifica sono il mercoledì e il giovedì, e di solito sono dalle 7, gli ultimi anni che ho corso io erano come per tradizione dalle 7 alle 9, poi un'ora di sosta e poi dalle 10 a mezzanotte, quindi sia il mercoledì che il giovedì 4 ore di prove, che praticamente erano prove ufficiali esattamente dal, dal primo giro, e le 4 ore, invece adesso negli ultimi anni è stato cambiato qualcosina a livello regolamentare, si parte un po' in anticipo e le prime 2 ore, se mi ricordo bene, sono considerate prove libere e non valgono per la griglia di partenza. E quindi anche lì la particolarità di Le Mans, la settimana è molto lunga, in più si esce dal circuito dopo le qualifiche non prima delle due di notte, quindi perché le prove finiscono a mezzanotte, poi il tempo di briefing tecnico con gli ingegneri, con la squadra, e prima delle 2-3 della mattina non si va a letto, per cui sono anche giornate molto molto lunghe. Se poi calcoli che il warm up è alle 8 della mattina, per cui devi svegliarti alle 6, non più tardi, perché poi sai è sempre difficile l'accesso al circuito per il tanto pubblico che c'è, quindi devi cercare di arrivare in tempo da non rimanere in mezzo al traffico, per cui il giorno della partenza, se calcoli che il warm up è alle 8 e poi la gara parte o alle 15 o alle 16, dipende dagli eventi, in alcune gare è stato anticipato di un'ora la partenza, però se calcoli dalle 8 della mattina poi hai veramente tante ore libere prima della partenza della gara, e se poi calcoli che la gara dura 24 ore, infatti io dico sempre la 24 ore di Le Mans non dura 24 ore ma ne dura almeno 30, ecco. Certo, ecco, un'ultima domanda, Dindo, poi lascio la parola a Lorenzo. C'è una grande massa di pubblico, 250-260 mila persone alla gara e poi comunque anche durante tutta la settimana. Voi lo avvertite come piloti, anche se siete molto concentrati, molto impegnati sulla guida, avvertite questa presenza, questa forte partecipazione? È chiaro che molti sono lì perché è un evento e molti amano andare lì per andare a Luna Park, bere, dare un'occhiata alle macchine, divertirsi, sentire i concerti che ci sono nell'arco di tutta la notte tra sabato e la domenica. Però io credo che questa atmosfera colpisca in qualche modo anche i piloti. No, colpisce sicuramente. Poi Audi durante la 24 ore crea sempre almeno 3 zone di 3 grosse hospitality dove noi piloti dobbiamo andare a turno appunto a fare 4 chiacchiere con gli ospiti. Quindi abbiamo la possibilità di girare veramente il paddock, fuori dal paddock dove vengono create queste aree di chiamiamolo così, di intrattenimento, e lì vedi veramente un pubblico molto molto variegato, anche se io dico sempre che il vero appassionato di automobilismo lo vedi proprio la 24 ore di Le Mans, perché a me cosa colpisce tutti sono soprattutto i tifosi inglesi o addirittura anche americani che inviano le proprie macchine costosissime
macchine d'epoca costosissime, arrivano, parcheggiano nel prato, tirano fuori la tendina canadese e poi seguono la 24 ore dormendo nella tendina canadese di fianco a queste macchine che qui da noi sarebbero custodite in qualche garage blindatissimo. Eppure gli inglesi arrivano direttamente in macchina, altri addirittura dall'America spediscono la macchina in Europa e poi fanno il viaggio fino al circuito della 24 ore. Quindi vivi anche però la passione vera per il motorsport, e quello ti dà una carica ancora più grande come pilota. Vivendo, hai ragione, io posso testimoniare, perché una delle edizioni di Le Mans che ho visto me la sono fatta in tenda ed è stata la più bella che abbia mai visto. Lì percepisci veramente la passione che si vive soltanto a Le Mans. Nel frattempo abbiamo una domanda di un ascoltatore che chiede se la strategia dei piloti cambia nei vari stint, e io qui volevo riallacciarmi e farti una domanda. Tu hai fatto tanta esperienza prima nel superturismo, dove un tipo di guida devi essere un pilota, diciamo, individuale, perché sei da solo. Nell'endurance è totalmente diversa. Che skill deve avere un pilota per performare bene nelle gare endurance? E diciamo che lo squadrone Capello, Christensen, McNish era un po' il dream team. Sì, direi che io considero l'esperienza endurance una scuola di vita, perché lì, sai, la caratteristica dei piloti è quella un po' devi essere un egoista per poter emergere nel nostro mondo. E questo parlando di gare sprint, parlando di gare in monoposto, di gare turismo, qualsiasi tipo di competizione sprint dove tu corri da solo dalla partenza all'arrivo. Quando poi inizi a far parte di una grande squadra dove devi condividere la macchina con due compagni di squadra che magari hanno come si dice, preferenze di assetto diverse dalle tue o tu diverse dalle loro, e allora lì ti accorgi che veramente inizia a diventare un gioco di squadra importante. Devi dimenticare assolutamente l'egoismo e l'ego personale, e devi lavorare per un risultato comune, che è il risultato poi di tutti, il risultato di squadra. Quindi io l'ho considerato una scuola di vita, e oggi che diciamo ho cambiato casacca e oggi vesto la casacca di imprenditore, quello che ho imparato nelle competizioni e lavorando in una grande squadra, famiglia come Audi, mi sta aiutando tanto nella mia attività, perché alla fine sono sempre le persone che fanno la differenza e il lavoro di squadra è quello che paga sempre. E quindi le strategie come venivano definite durante la gara? Ad esempio, chi sceglieva, chi faceva la qualifica, oppure gli stint durante la notte? Che tipo di strategia? Ne avevate una a tavolino ben definita oppure variava nel corso della gara? No, la strategia era ben definita. Diciamo, nelle gare più corte, la strategia che abbiamo sempre adottato, uno parte, uno qualifica, uno parte, uno arriva, così i piloti si dividono al 33%, diciamo, le fasi clou della gara. Alle mani è un po' più complicato, però sulla carta si fa sempre questo tipo di strategia, almeno noi facciamo questa: qualifica, partenza e arrivo. E poi sai, e comunque Le Mans è talmente lunga e le strategie poi possono cambiare durante la gara, quindi non sempre si riusciva a mantenere questa procedura. Però poi a seconda delle caratteristiche di ognuno di noi, l'ingegnere e i team manager preparavano una strategia di stint di guida a seconda. C'è il pilota che era più diciamo performante durante la notte, e quindi magari è il pilota che faceva qualche magari stint in più di notte, quello che invece aveva un buon feeling con la qualifica, quindi si tentava la qualifica, anche se, essendo, come ho detto prima, una qualifica che dura veramente tanto, ci sono dei momenti in cui c'era l'ora clou, che era quella proprio dello start della seconda sessione del giovedì 10 e mezzanotte, e dalle 10 alle 10 e mezza, 10 e 40 alle Mann è il momento migliore per fare il tempo, anche perché sai, alle Mann la notte cala molto tardi, quindi 10 e mezza non hai la visibilità del giorno, ma riesci ancora a intravedere. In più hai il vantaggio delle condizioni climatiche ideali della notte, che fanno rendere motore e gomme
al massimo, per cui quelle, diciamo, quell'ora dalle 10 alle 11 era l'ora clou per poter provare la qualifica, e a me per fortuna è andata bene diverse volte avendo fatto triple position alle mani, quindi questa è stata sicuramente una grande soddisfazione. Però poi può succedere che in quell'ora lì non riesci mai a trovare il giro libero, e poi magari il tuo miglior tempo lo fai magari poco prima della mezzanotte o quando già sei a notte fonda, però ti trovi il giro libero e riesci a fare il tempone anche se non sei nelle condizioni ideali o se magari in quel momento lì non hai proprio le gomme più performanti. Però a volte è meglio trovare un giro buono piuttosto che avere la gomma super performante e poi magari trovare una macchina lenta e alle curve Porsche che ti fa perdere 4 secondi, per cui hai buttato via il set di gomme o il giro buono. Quindi sai, con una qualifica così lunga ogni momento può essere quello buono per fare la pole position o per provare a farla. Ecco Dindo, scusami, tu hai detto una cosa importante, Le Mans viene buio tardi, quest'anno però sarà un po' diverso, perché purtroppo voglio ricordare a tutti quelli che ci vedono che quest'anno non si correrà a metà giugno a causa del coronavirus, nessuno si sente di assemblare così tanta gente neppure in Francia in una situazione come quella attuale, e quindi per il momento la gara è stata spostata a metà settembre, ci sarà un po' meno chiaro, ma speriamo che tutto vada per il meglio. Poi hai accennato un altro tema molto delicato, quello del traffico in pista. Io ricordo distintamente una frase del grandissimo Jackie Stewart che diceva, dopo aver fatto una o due partecipazioni alle Mans, io non ci corro più sostanzialmente alle Mans perché non ci sono 110 piloti in grado di andare a 300 all'ora per 24 ore con lo stesso grado di sicurezza e affidabilità. Erano 110 perché all'epoca le macchine appunto avevano due piloti, poi sono diventate in tre. Quindi adesso sono ancora di più e sono di livelli molto diversi. Cosa vuol dire trovarsi a doppiare in continuazione delle vetture Gran Turismo, che peraltro viste con i nostri occhi vanno comunque fortissimo, sono delle macchine estremamente sofisticate e competitive, e tra l'altro sono comunque in gara tra di loro, quindi non è che possano concedere più di tanto gli spazi a chi arriva a velocità molto più elevate alle loro spalle. Sì, diciamo che rispetto ai tempi di Jackie Stewart e i tempi, diciamo, eroici della 24 di Le Mans è cambiata molto la situazione, perché oggi il traffico e le macchine GT sono naturalmente sempre un problema, però mentre in quegli anni lì la differenza era enorme anche come velocità di punta sui rettilinei, adesso la velocità di punta non è così diversa dalle vetture, diciamo, prototipi, dalle più performanti alle GT, perché parliamo di 20-30 km di differenza, da 310 arrivare a 340, quindi non è che in rettilineo ci sia questa grande differenza. Però dove è cambiato molto rispetto al passato è che oggi un prototipo in frenata o in percorrenza di curve veloci ha c'è un delta veramente esagerato rispetto alle vetture GT, quindi devi sempre fare molta molta attenzione, perché a volte tu vedi una GT molto molto lontana e poi in un attimo gli sei arrivato addosso. Come dicevi tu, comunque parliamo macchine che hanno oltre 500 cavalli, macchine con un'aerodinamica importante, però solo per fare un esempio per gli appassionati, non so, un circuito come il Mugello, una vettura P1 di Le Mans rispetto a una GT, e la GT viene doppiata in 3,5 giri, quindi tu calcola la differenza di prestazioni, quindi devi veramente fare attenzione. Ti leggo una domanda che è la vittoria di Ivan Pezzuto. La vittoria più bella con Audi che ricordi, in che anno è stata? E poi se ci puoi parlare delle differenze, tu hai guidato una Bentley che era un po' un'Audi rivestita a benzina, poi hai guidato l'Audi a benzina, l'Audi diesel e l'Audi ibrida. Le differenze di guida fra queste tipologie di propulsione? Vabbè, sono tutte macchine molto diverse una dall'altra, e non solo per la motorizzazione, ma perché ogni anno comunque c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista aerodinamico, per cui non è solo una questione di motorizzazione. È logico che, e poi rispondiamo alla domanda sulla vittoria più bella, è logico che dal punto di vista motoristico quella che più ha fatto scalpore è stata, secondo me, la R10 col motore TDI, perché soprattutto nei primi due anni, i primi tre anni, 2006, 2007, 2008, probabilmente
in pochi, oltre ai motoristi, Audi, avevano capito il potenziale enorme di un motore diesel nelle competizioni, quindi avevano lasciato i regolamenti un po' di libertà e eravamo riusciti a raggiungere delle potenze veramente impressionanti. Poi è logico, quando hanno capito che a livello regolamentare dovevano mettere delle restrizioni, perché si sarebbe arrivato a delle potenze veramente mostruose, è logico, lo sviluppo è continuato, però le potenze addirittura sono diminuite nell'ultimo anno di diesel, di TDI, rispetto all'inizio o ai primi due anni. E quindi, diciamo, il bello del diesel era la coppia, sicuramente, la coppia eccezionale. Perdonami, si parlava di oltre 1000 newton metri, ed esatto, mi ricordo che si diceva questo dato e che avevate dei problemi al retrotreno, perché scaricare una coppia di questo genere creava delle difficoltà ai pneumatici, è corretto? Sì, è correttissimo, e soprattutto all'inizio non avevamo traction control, quindi era molto, non era semplice mettere giù la potenza, e poi soprattutto a Le Mans, dove diciamo l'organo meccanico più sollecitato è sicuramente il cambio e la trasmissione, quindi tanta potenza così poteva creare dei problemi. Invece fortunatamente non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema durante le 24 ore. E la Bentley, la R8 inizio col motore V8 turbo benzina, mi ricordo un grande salto dal 2000 al 2001, ti dico la verità, mi ero dimenticato di questa grande differenza, poi due anni fa ho dovuto guidare la macchina del 2000 in un evento di Audi Tradition su un circuito cittadino, e veramente non mi ricordavo più il grande ritardo di risposta del turbo che avevamo nel 2000 rispetto poi al 2001, dove la macchina era nettamente più guidabile e con una coppia più gestibile, mentre nel 2000 effettivamente avevamo un ritardo impressionante che io avevo quasi dimenticato. Diciamo che a Le Mans questo non si avverte tantissimo, perché è una pista molto molto veloce, con due o tre curve dove puoi avvertire questo ritardo nella risposta del turbo. Mentre su invece piste più guidate, o magari circuiti cittadini americani o stradali americani, questo era veramente un problema. Invece poi nel 2001 è stata fatta un'evoluzione incredibile e la macchina è diventata molto molto più facile e più da guidare e molto più gestibile. Poi questa tecnologia è stata portata sulle vetture di serie Turbo TFSI che abbiamo ancora adesso, ecco. Ecco, Dindo, ti chiedevo la tua vittoria più bella a Le Mans, io aggiungerei anche quella per cui magari hai qualche rammarico, qualche rimpianto, perché appunto tu ne hai vinte tre, ma ne hai fatte credo 14, se non sbaglio, e quindi... Io dico sempre che probabilmente sono più quelle che abbiamo perso rispetto a quelle alle tre vinte, e dall'altro canto dico sempre... su 14 partecipazioni probabilmente avrei potuto vincere qualche edizione in più, o probabilmente avrei potuto vincerne neanche una, perché ricordiamoci che ci sono fior di piloti che hanno partecipato a diverse 24 ore, ma sai, la 24 ore devi avere la fortuna di guidare la macchina migliore, la macchina più affidabile, avere i compagni di squadra più forte per poter vincere, e molte volte questo non basta, perché poi la fortuna gioca anche un ruolo importante. Quindi io dico sempre, avrei potuto vincerne magari un paio in più senza nessun problema, due o tre in più, oppure avrei potuto anche vincerne neanche una, perché l'edizione 2008, andando alla domanda di prima, è sicuramente la vittoria più bella, era una vittoria però assolutamente non aspettata e che è arrivata in modo... quasi imprevedibile e inaspettata soprattutto, quindi la vittoria più bella. E l'anno prima, 2007, il mio equipaggio, la mia macchina, eravamo in testa con oltre 3 giri di vantaggio sul secondo e abbiamo perso una ruota a poche ore dalla fine, quindi ecco, il rammarico più grande sicuramente la vittoria sfumata del 2007, perché lì non era una gara che potevamo ancora giocarci, era una gara che bastava solo arrivare al fondo. Quando hai tre giri e mezzo, quasi 4 di vantaggio, solo
un problema inaspettato come quello, e ti dico che ha mandato in crisi anche lo staff tecnico di Audi Sport, perché ancora dopo qualche anno e molte indagini non c'era ancora una risposta ben chiara su quello che fosse successo, se un dado difettoso, perché la cosa anomala di quella perdita della ruota del 2007 è che è successa 7-8 giri dopo il pit stop, quindi fosse stato un errore del meccanico l'avrei persa, magari me ne sarei accorto uscendo, ecco, quello sarebbe stato un colpo di fortuna, perché avrei perso molto meno a fare anche 13 km su tre ruote a passo d'uomo e probabilmente avremmo vinto ugualmente la gara. Invece è successo le curve di Indianapolis ed è stata una sensazione molto molto brutta, perché io ero in macchina e per un attimo sono andato in confusione, perché non mi sono reso conto immediatamente di quello che stava succedendo. Subito pensavo di essere passato su una macchia d'olio, su una chiazza d'olio, e di aver perso la macchina. Poi un po', diciamo, confuso, perché poi la botta è stata abbastanza forte e un commissario mi fa segno della ruota lì di fianco, e io gli chiesi cosa intendeva, e mi dice: no, quella è la ruota che hai perso del motivo della tua uscita di strada. Ecco, subito non mi sono reso conto. Mi ricordo solo perfettamente che quando la macchina si è messa su tre ruote ho sentito aria sotto il fondo dell'auto, e dato che avevo già avuto un'esperienza simile dove la macchina era decollata e avevo avuto una grande fortuna, e per miracolo sono qui a raccontare delle mie partecipazioni alle Mans. Ecco, in quel momento lì ho avuto la paura che la macchina potesse decollare un'altra volta, invece per fortuna si è alzata di direi mezzo metro, ma poi è riatterrata sulle tre ruote, quindi è andata anche bene. Senti Dino, una delle difficoltà di Le Mans è che, essendo così lunga la pista e essendoci un tempo pazzerello alla francese, centro-nord della Francia, può venire a piovere in qualsiasi momento, anche quando siete in giro con le slick, e può venire a piovere mentre siete magari a 7 km dai box, no? Quindi questa è una delle difficoltà, la nebbia, la notte, i turni lunghi. Ne abbiamo già parlato delle difficoltà dei doppiaggi, rende questa gara veramente, credo, una delle più difficili e stressanti che si possano affrontare in pista. Naturalmente non parliamo della Dakar o di altro, però, e poi c'è sempre l'incognita, la Toyota ne sa qualcosa, si può perdere la gara 7 minuti dalla fine, no? Quindi l'ansia per l'affidabilità meccanica, come vive un pilota tutte queste situazioni? Infatti dopo quello che è successo, alla Toyota con la rottura all'ultimo giro, ecco, quello è stato il momento in cui, pensando indietro al 2007, ho detto: ok, a noi era andata molto molto male, però a loro è andata molto peggio, perché rompere all'ultimo giro penso che neanche in un film, diciamo, dell'orrore possa succedere una cosa del genere. Quindi quello mi ha fatto un po' rilassare, pensando al 2007, ecco, mettendomi nei panni dei tre piloti che hanno perso la 24 ore all'ultimo giro. E quello che dicevi tu è uno dei motivi per cui prima dicevo: magari con un po' più di fortuna avremmo potuto vincerne anche un paio in più di 24 ore. E ecco, due esempi calzanti: una nel 2001, la gara che si ricordano tutti, no, il 2002, scusa, per il temporale che c'è stato, temporali, perché siamo stati diverse ore dietro la pace car e con una condizione di pista impraticabile. Però lì all'inizio, quando sembrava solo una pioggia classica di Le Mans, noi eravamo in testa, tra l'altro sì, è l'anno che avevo fatto la pole position, è partito Laurent Aillelot e si è messo a piovere, noi avevamo un vantaggio, adesso non mi ricordo di quanti secondi su chi ci seguiva, e lui ha tagliato il traguardo e è iniziato a piovere, che Laurent aveva già tagliato il traguardo, mentre quelli dietro di noi, avendo questo margine rispetto a noi, sono riusciti a entrare in box, e quindi loro hanno montato le gomme da pioggia immediatamente, mentre Laurent si è trovato a fare un giro di Le Mans con le slick, e tu sai cosa vuol dire, e poi tra l'altro rientrando in box con le slick non è riuscito a fermare la macchina nella nostra piazzola per il pit stop, ha centrato
il tubo del uno dei tubi delle pistole per il cambio gomme, ha centrato un meccanico, quindi è stato un momento anche molto, molto pericoloso, e lì abbiamo buttato via un giro già all'inizio di gara, neanche dopo un'ora di gara. Quindi queste sono le condizioni. Come un altro anno, il 2001, è stato proprio Cristian Pescatore, anche lì è partito, eravamo in pole position, e è partito Cristian Pescatore per la gara, ha forato la posteriore destra o posteriore sinistra, non mi ricordo, subito dopo il traguardo, per cui ha dovuto fare di nuovo anche lui 13 km e mezzo su tre ruote, per cui un giro buttato via dopo pochi minuti della partenza. Quindi queste sono le incognite di Le Mans. Devi avere anche la fortuna, se succede un qualcosa, che succeda magari vicino all'ingresso box. Ecco, questo è quello che è successo nel 2012, la mia ultima Le Mans, quando stavamo lottando per la vittoria, e purtroppo Alan ha avuto un contatto proprio alle curve Porsche con una GT, è andato a muro, e la gara sembrava compromessa. Invece, sai, dalle curve Porsche arrivare al box sono un chilometro e mezzo, non di più, per cui è riuscito ad arrivare in box. I meccanici hanno fatto, come al solito i meccanici Audi, il miracolo di risistemare la macchina, e abbiamo buttato via la vittoria, ma almeno siamo arrivati sul podio. Per me è stata la ultima Le Mans, quindi finire sul podio è stata comunque una grande soddisfazione. Fosse successo a Tetre Rouge, per esempio, probabilmente non sarebbe mai riuscito a raggiungere i box, oppure avremmo perso molto molto più tempo, ecco. Francesco, io ho visto, ecco, un messaggio di Marcello molto bello. Qualcuno ci aiuta a leggerlo? È un po' lungo. Vi aiuto io, ecco leggi tu, Francesco. Allora, ciao, siamo Gioele e Mattia, abbiamo 12 e 8 anni, siamo appassionati di auto da corsa, tra cui le 24 ore di Le Mans, che abbiamo conosciuto meglio l'anno scorso dopo aver visto il film Ferrari contro Ford. Ci raccontate qualcosa di più di quegli anni favolosi? Grazie. A me fa piacere che due bambini di 12 e 8 anni, Gioele e Mattia, ci seguano, innanzitutto, e che siano già appassionati di corse, soprattutto della 24 ore di Le Mans. Ci fa un piacere enorme. È un po' difficile chiedere a Dindo, perché anche lui era piccolino quando, e anch'io lo ammetto, anche se già seguivo le corse, e dopo pochi anni avrei cominciato a leggere Quattro Ruote, molto prima di iniziare a lavorarci. Beh, cosa posso, incomincio io, poi magari Lorenzo mi aiuti, cosa posso ricordare di quegli anni? È che erano assolutamente favolosi, ma erano anche estremamente pericolosi. A Le Mans si moriva con una grande facilità. E questo perché, come ricordava Dindo prima, la differenza di prestazioni tra le auto, tra le GT in gara e le sport prototipo di 4, 6, 7 litri di cilindrata era enorme. Il delta, il differenziale di velocità, crea dei rischi nelle fasi di doppiaggio, nei passaggi in curva enormi. Ovviamente le auto erano molto meno sicure, non c'erano le celle di sopravvivenza in carbonio, quindi c'era il pericolo di incendio che era ricorrentissimo, quindi devo dire che erano veramente anni eroici. Erano anni in cui i grandi costruttori, e io questo devo dire, sento un filo di rimpianto del fatto che grandi costruttori come per esempio la Ferrari, ma anche la Porsche, che continua ad avere il record di vittorie nella 24 ore di Le Mans, se non sbaglio 16, si impegnavano perché queste gare davano la stessa popolarità della Formula 1 ed erano seguite da un pubblico straordinario. Non solo, erano gli stessi piloti di Formula 1 che più delle volte, tipo ricordo per esempio Chris Amon, Bruce McLaren, John Surtees e così via, scendevano in lizza proprio perché erano ingaggiati dalle squadre anche per questo tipo di gare, e guadagnando molto di meno in Formula 1 rispetto ai giorni nostri, avevano degli ingaggi che in questo tipo di gare gli facevano piacere. Era un mondo un po' più romantico, come tutte quelle delle corse di una volta, molto più pericoloso, ma estremamente affascinante. Lorenzo, tu che ricordi hai da bambino di queste cose? Io diciamo che mi sono documentato successivamente su quegli anni, però come dicevi tu, la cosa affascinante era probabilmente il vedere piloti che correvano in diverse categorie, appunto Formula 1, Can-Am negli Stati Uniti, 24 ore di Le Mans. Erano
più duttili e quindi questo probabilmente attraeva un po' di più il pubblico. Poi sì, le velocità erano pazzesche, anche perché ricordiamo che Le Mans adesso fino a una trentina di anni fa, correggetemi se sbaglio, non aveva le chicane, quindi il rettilineo dell'Unadier era chilometri e chilometri di flat out, dove i gruppi C raggiungevano 400 km orari, anche per quello che prima Dindo giustamente diceva che le velocità di punta dei prototipi e delle GT sono similari, quello che cambia è la velocità di percorrenza curva. E sicuramente erano anni eroici, però credo che anche il periodo che ha vissuto Dindo, e chi meglio di lui può confermarlo, ha visto anche una serie di piloti estremamente validi, molti provenienti dalla Formula 1. Tu hai avuto l'onore di correre con Michele Alboreto, Dindo, per cui direi che nel corso degli anni si è mantenuta comunque un certo livello, sia per piloti, presenza di costruttori, anche se ovviamente abbiamo nostalgia di anni in cui vedevamo battagliare la Ferrari con la Ford, con la Porsche, eccetera. Quindi, sì. Infatti, a livello di piloti, quali sono quelli che hai stimato di più nella tua carriera, fra i tuoi compagni o anche fra rivali, diciamo? Sì, no, volevo tornare solo indietro un attimo alla domanda. In effetti, quello che forse oggi manca era l'importanza anche per i costruttori che aveva Le Mans a quei tempi, non solo Le Mans ma anche Sebring, perché non lo sapevo, ma vedendo il film su Enzo Ferrari mi ha fatto veramente piacere quando c'è una scena dove lui col figlio in macchina sentono la radio che la Ferrari aveva vinto la 12 ore di Sebring, e in quegli anni lì anche Sebring era una gara importantissima. Poi mi sono documentato, appunto Sebring, la Ferrari e i grandi costruttori la usavano come banco di prova per la stagione di Formula 1 che sarebbe andata a iniziare, quindi c'era tutta una filiera che faceva sì che i piloti di Formula 1 corressero anche nelle gare endurance e soprattutto che i costruttori utilizzassero queste competizioni di durata proprio per sviluppare le macchine che poi avrebbero corso nelle gare anche sprint. Quindi forse quello che manca è un po' quello, anche se noi come Audi tante tecnologie, perché ricordiamo la Porsche, il fatto di avere anche la messa in moto in una posizione particolare rispetto a tutte le altre macchine sul mercato, nasce dalla 24 ore di Le Mans, quando si partiva di corsa e il pilota aveva la possibilità con la sinistra di accendere il motore e con la destra di mettere la marcia e partire, e questo nasce da Le Mans. E noi abbiamo la tecnologia dei nostri fari che oggi vedi sulle Audi di serie, i fari Matrix, i fari non solo a LED ma i fari al laser, arrivano dalla nostra esperienza di Le Mans. Quindi le grandi case utilizzano ancora Le Mans per sviluppare alcuni particolari che vanno poi sulle macchine di serie. Allora invece era proprio Le Mans, era un must, ecco. E invece i piloti che ho stimato, tra l'altro proprio oggi un amico appassionato mi ha mandato un filmato che non mi ricordavo più, proprio della edizione del 2000, quando col povero Michele si era in testa alla gara e poi durante la notte avevamo avuto questo problema tecnico dovuto a un'uscita di strada del nostro compagno di squadra, e mi ha mandato il filmato che c'è il cambio, la sostituzione del cambio in 5 minuti, e parliamo proprio dell'anno 2000. Ti dico la verità, me l'ero un attimino dimenticato quel passaggio lì, non mi ricordavo più che rientrando in box fummo costretti anche a cambiare il cambio completo, non me lo ricordavo più, tornando ai piloti che ho stimato di più. Quindi sicuramente Michele, ma ne ho avuti tanti, se ho vinto e ho fatto tanti podi è solo grazie al fatto di aver corso sempre con piloti di altissimo livello. Quindi Tom, che sicuramente è il re di Le Mans, Alan con Michele, con sicuramente Lorana Yellow, che era un talento incredibile, e chi altri? Johnny Herbert, con il nostro amico Christian Pescatori, che abbiamo avuto la possibilità di correre insieme due volte Le Mans e una volta Sebring, una delle quali l'abbiamo vinta, e poi tantissimi compagni di squadra, perché poi in Bentley comunque ho corso Tom e Guy Smith sulla mia macchina, poi c'era David Brabham sulla macchina, diciamo, Norotto, Blundell, quindi tutti i piloti tutti grandi piloti, ecco.
Certo. Dindo, scusami, ci avviamo verso la fine, però io ho visto che ci sono almeno due o tre domande che vale la pena far passare, se hai la voglia e la pazienza ancora di rispondere un attimo. Francesca, ci aiuti a leggerle? Assolutamente sì, rieccomi. Allora, c'è Stefano che ci scrive: che differenze ci sono oltre alla durata fra la 24 ore di Le Mans e il campionato dell'American Series? Ciao Dindo. Ciao Stefano, è un amico oltre che un grande appassionato di Audi. L'American Le Mans Series secondo me comunque era un campionato stupendo, aveva le gare erano lunghe 2 ore e 45 minuti, e quindi molto diverso dalle 1000 chilometri che ci sono oggi, che fanno parte del WEC, ed erano gare, secondo me, la durata era quella giusta, anche a livello televisivo era una gara che potevi seguire dall'inizio alla fine senza annoiarti mai, poi sui circuiti americani, che sono circuiti comunque bellissimi, sia stradali che i cittadini, circuiti che oggi qui in Europa, secondo me, se escludiamo Spa e pochi altri, non abbiamo circuiti come ci sono ancora in America. Circuiti come Laguna Seca, Sears Point, Elkhart Lake, tutti i circuiti veramente dove è bellissimo guidare ed ha veramente un gusto incredibile. Quindi la differenza è che Le Mans, tu hai vinto anche 5 Petit Le Mans, se non ricordo male. Ecco, sì, 5 Petit Le Mans e Road Atlanta, ecco, un altro di quei circuiti sali scendi pazzeschi, quindi circuiti che purtroppo oggi in Europa, diciamo, da un lato per fortuna, perché sicuramente dal punto di vista della sicurezza, secondo me molti di questi circuiti non passerebbero, diciamo, se fossero sotto l'egida della FIA sicuramente avrebbero dei grossi problemi ad essere omologati, però sai, a volte correre su circuiti vecchio stile come Mosport, per esempio, dà un gusto particolare. Invece, tornando ai piloti, vi ho detto solo i miei compagni di squadra, ma poi di macchina, poi i compagni di team ne ho avuti tantissimi fuori, come Emanuele, come Frank Vila, tutti i piloti di altissimo livello. Poi se hanno vinto 5 volte Le Mans, sicuramente un motivo c'è, ecco. Sono tornata perché ci sono ancora delle domande e ci sono Gioele e Mattia che rilanciano, sono super appassionati, ringraziano e rilanciano. Tornerà mai la Ferrari con una nuova P4 che adoriamo come la più bella auto da competizione mai realizzata? Grazie. Beh, io... Vai Dindo. Sì, ecco, la P4 è proprio una di quelle macchine che anche a me piace tantissimo, è una di quelle macchine che tutte le volte che la vedo mi dà un'emozione, anche se devo dire la verità, la Bentley nostra del 2003 probabilmente anche quella a livello di estetica è probabilmente una delle più belle macchine che abbia mai corso Le Mans. Se la Ferrari tornerà con una vettura che possa lottare per la vittoria assoluta, io credo che noi da italiani ed appassionati ce l'auguriamo. Adesso vedremo se con le hypercar ci sarà l'ingresso di qualche nuovo costruttore, anche se purtroppo comunque la pandemia che stiamo vivendo sicuramente rallenterà un po' i progetti, i programmi di tantissime case costruttrici, e non è detto che molti progetti già avviati magari possano essere momentaneamente interrotti per poi essere ripresi in tempi migliori, quindi questo sicuramente non aiuterà, ecco bravissimo. Vi lascio... scusami, solo per ricordare che hai nominato la Hypercar, che è il regolamento che dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo, si chiude adesso un ciclo con le Mans prototype utilizzati finora, dovrebbero essere sommariamente delle supercar di ispirazione di derivazione stradale, anche queste comunque con un sistema di propulsione ibrido. Toyota ha già detto che ci sarà, Peugeot probabilmente ci sarà, Aston Martin si è tirata indietro. Prego Francesca. Allora, facciamo l'ultima domanda perché stiamo già chiedendo a Dindo veramente tanto tempo, quindi Luca che ci scrive: avete parlato di Tom Christensen che ha il record di vittorie, prima di lui apparteneva al grande Jackie Hicks, che differenze ci sono? È difficile oggi come allora? Io dico sempre, la 24 ore di Le Mans, come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, ho avuto la fortuna di vincerla 3 volte, poi avrei potuto vincerla di più, avrei potuto non vincerla mai, no? Quindi quando inizi a arrivare a dei numeri di vittorie come quelle di Tom o di Jackie Hicks, quindi 5, 6, 7, 9 vittorie, diventa veramente, diventano numeri importanti. Dire se era più difficile allora o è più difficile adesso,
Non lo so, è una domanda difficilissima. Come ho detto prima, per poter vincere Le Mans comunque devi avere la fortuna, tra virgolette, di trovarti comunque sulla macchina giusta, nel momento giusto, con i compagni di squadra giusti, e quindi quando riesci a fare quel numero di vittorie lì, vuol dire che comunque, io dico nel caso di Tom, con Tom abbiamo condiviso l'abitacolo tra American Le Mans e Le Mans almeno per 10-12 anni, quindi direi che lo conosco molto molto bene, però lui comunque è uno di quelli che a Le Mans ha sempre fatto la differenza, perché io ho sempre detto Tom è nato per fare la 24 ore di Le Mans ed era anche il suo obiettivo principale, perché io credo che Tom pensasse alla 24 ore di Le Mans per 12 mesi all'anno, tutti i giorni dell'anno, ecco, quindi, e lui nei momenti clou è uno di quelli che ha sempre comunque che ha sempre fatto la differenza, perché come ti dicevo era il pilota e io credo che lui sia nato per fare la 24 ore, quindi per me è stato una grande fortuna e anche un grande onore dividere l'abitacolo con lui, non solo Le Mans ma in tanti campionati che abbiamo fatto insieme negli Stati Uniti. Grazie Dindo. Fantastico. Io sono grazie stata dietro le quinte a leggere le domande, devo dire che è stato veramente un piacere ascoltarvi come sempre. Ci sono arrivati anche tantissimi commenti di complimenti a Dindo, naturalmente. Quindi grazie mille. Ti ringrazio anche per le risposte, tra l'altro, perché Luca ha appena scritto grazie della risposta. Quindi grazie di essere stato con noi, Dindo, è stato un piacere e speriamo di ritrovarti presto. Speriamo. E alla prossima. Quindi aspetto la vostra chiamata, io ci sono, tanto in questo periodo non mi allontano più di tanto. Nessuno si allontana. Assolutamente sì, Dindo, grazie infinite, buona serata. Ciao, grazie a voi, ciao. Ringrazio anche i miei colleghi Emilio De Leidi e Lorenzo Facchinetti, che come sempre sono maestri nel gestire queste interviste di sport, perché da veri appassionati oltre che da giornalisti veramente esperti, quindi grazie infinite. Grazie a te Francesca, appuntamento, grazie soprattutto a tutti quelli che ci hanno seguiti e appuntamento alla prossima puntata, si suol dire. Assolutamente sì, lascio salutare anche Lorenzo perché ci siamo un attimo accavallati. Ciao, buonasera, alla prossima. Perfetto, vi saluto, 1 e 2. E io vi do appuntamento domani alle 19, come sempre, per un altro Q-Talks. Domani sera parleremo di un argomento che sta a cuore a molti di voi. Perché? Perché parleremo di multe, di sanzioni, di linee blu, di ZTL, insomma, tutto quello che c'è da sapere di argomenti un po' più pratici in questo periodo di coronavirus, e lo faremo con il nostro esperto Mario Rossi. Quindi io vi ringrazio per averci seguiti anche questa sera, vi ricordo il nostro hashtag Back on Track, mi raccomando, condividete anche il vostro restare a casa con noi con l'hashtag Back on Track, appunto, scoprite tutto sui nostri social, su Instagram e su Facebook, e l'appuntamento con i Q-Talks è a domani, come sempre alle 19. Vi aspetto, buona serata, grazie per averci seguito, buona serata ancora.